Ho chiesto al Presidente solo un minuto per dire due cose. La prima è rivolta al segretario federale Salvini, che voglio di cuore ringraziare per avermi costretto a fare un'esperienza che mai nella mia vita politica avrei pensato di fare, quella di andare a cercare voti per la Lega in partibus infidelium, e per aver scoperto una cosa importante che mai avrei immaginato, di quanto la Lega sotto sotto sia amata, sia invidiata, sia vista come una lontana irranda politica da quei popoli, non certo i ladroni di Roma Ladrona, ma quei popoli come la gente di Sette Camini che mi aspetta adesso la prossima settimana, perché li abbiamo liberati da un insediamento di qualche centinaio di immigrati che con le nostre battaglie nella campagna elettorale siamo riusciti a bloccare. Ti ringrazio veramente e ti rinnovo l'impegno che ho preso, che cioè da soldato politico, quando il segretario politico della Lega mi chiederà di lasciare questo seggio che non appartiene a nessuno di noi ma appartiene alla Lega, lo farò un istante dopo. Perché i soldati politici militanti della Lega non sono attaccati alle poltrone, ai privilegi, sono un'altra cosa, ed è quello che io ho capito molto bene che piace alla della Lega anche negli altri territori. Di questo noi tutti razionalmente dobbiamo tener conto. Il secondo motivo è perché volevo ringraziare della loro presenza gli inviati dell'ammiraglio Folco Acame, il comandante Abbo, rappresentanti, comandante Abbo, comandante di Vascello, il servizio della Marina, che sono venuti qui per relazionare al segretario federale, che ha già accolto la loro disponibilità per parlare, per rivolgersi come quasi come un'ultima speranza alla Lega. Questa è una metafora. Se per una questione morale e patriottica di questo genere ci si rivolge a un movimento come la Lega, che non espone i tricolori, perché per essere patrioti non è necessario sventolare il tricolore, si è patrioti quando si difende la propria terra, e un paese che non difende i due soldati, i due fucilieri di Marina. Viva San Marco, viva i nostri fucilieri, noi siamo i veri patrioti, noi della Lega siamo i patrioti.